Mi fa proprio piacere parlare con voi, ma soprattutto condividere alcune regole su come conquistare un uomo, non qualsiasi uomo. Quello che tu vuoi, quello che tu desideri e che vuoi sposare. Sono delle regole toste, sì. Alcune di voi magari le considerano un po' rigide, un po' troppo, non so, un po' troppo tattiche, un po' troppo strategiche, fuori tempo. E a costo di mandare gli uomini su tutte le furie, oppure le mamme degli uomini e alcune donne, non so, io ve le dico lo stesso molto volentieri e non solo sottovoce, come facevano le nonne sagge. Chi guarda i miei video sa che mi piace, parlo spesso del self-love, dell'importanza del conoscersi, di amarsi, e poi soprattutto adesso che parlo con voi donne, secondo me è fondamentale che noi siamo autonome, che siamo indipendenti anche dal punto di vista economico, che ci sentiamo libere. Questo è fondamentale, prima di tutto. E penso che comunque anche una donna in carriera non è detto che non sogna una bella storia d'amore, se non ce l'ha ancora, oppure l'abito bianco, oppure un lui accanto che la ama e che la rispetta. Insomma, volete sapere la prima regola? Eccola. Sì, diversa dalle altre. Sì, è una specie di stato d'animo, è un'attitudine, è un sentirsi una creatura diversa, diversa da tutto il resto delle creature. E che dire, è un po' un mix tra essere misteriosa, rilassata, calma, sorridente, respiro lento, anche perché lui non è che è il nostro psicologo e non possiamo andare ai primi incontri in ansia, anche se abbiamo perso il lavoro, chi se ne frega? Ecco perché l'importanza del conoscersi, quanto sia importante prima di tutto amarsi, di avere un buon self-confidence. Non possiamo buttargli addosso tutti i nostri dubbi, le nostre insicurezze, i primi incontri, anche perché poi è finita. E sii semplicemente riservata ai primi incontri, sorridi e basta. Non bisogna neanche, guarda caso, due biglietti per il cinema, oppure un panino in più, se un collega che ci interessa. Non bisogna facilitare nulla, niente. Regola numero due, e so che adesso mi odiate, è non prendere l'iniziativa tu per prima. Sì, tipo non dire ti va un caffè, oppure ti posso offrire la, non so, la cena a casa mia, oppure un pranzo. Queste domande che sono apparentemente innocenti, e non ditemelo che lo fate perché non so, perché volete essere solo carine, oppure perché loro sono timidi, perché non è quella l'intenzionalità, non è che lo facciamo per essere carine, lo facciamo perché ci piace, perché vogliamo conoscerlo meglio, perché trattenetevi, non vanno bene queste proposte, non vanno bene, non va bene avere questo tipo di iniziativa, deve essere lui a fare la prima mossa e deve essere lui a invitarvi fuori oppure a mandarvi il messaggio per primo. Se non lo fa vuol dire che non è interessato. Sì, semplicemente quello, non è che lui è timido, sa benissimo come fare per conquistare una donna, per arrivare lì dove vuole, perché poi gli togliete il piacere della conquista. E al massimo conquisterete un amico, ma non l'uomo che voi volete sposare, che insomma che desiderate. Sì. La terza è non accettare un invito per sabato sera, un appuntamento diciamo per sabato sera, se lui ti chiama dopo il mercoledì. Non fatelo, perché non potete stare in balia e attendere che lui vi invita. E se vi invita due ore prima, oppure la sera prima o la mattina del giorno stesso, il giorno prima, non va bene, non va bene, perché vuol dire che voi fino a quel momento lì non decidete nulla per la vostra vita, per il weekend, non va bene così. Perciò per favore prendetevi degli impegni per venerdì sera, sabato sera, domenica sera, se lui non vi invita entro il mercoledì. Non va bene, perché se lui non vi invita vuol dire che non siete la prima scelta a cui pensa e non sono interessati. Questo che vuol dire? Sì, è semplice. Lo so che vi è difficile a farlo, lo so. Prendetevi degli impegni, così non potete assentarvi. E cos'altro? Credetemi che funzionano, se... perché altre donne, vuol dire che altre donne li hanno abituato male, sicuramente. Finché non imparano a
chiedervelo all'inizio della settimana per il sabato, non cedete, non dovrete, non vale la pena. Perché se uno è interessato veramente a te, lo fa sempre, credete, così. Ma non accettate un appuntamento da un giorno all'altro, da 2 ore prima, non va bene, soprattutto per i primi incontri non va bene. L'ultima regola, la quarta, è concludete sempre voi un appuntamento oppure una conversazione telefonica, un incontro. Perché sì, ma tra l'altro non chiamatelo mai, ecco una cosa importantissima, non chiamatelo mai mai. Se mai dovrete richiamarlo perché magari vi ha chiamato 1, 2, 3 volte e non avete sentito il telefono, fatelo, ma raramente. Dovrebbe essere sempre lui a chiamarvi, a insistere per sentirvi. Le conversazioni poi devono durare a breve, non devono durare troppo a lungo, non più di 8-10 minuti, ma soprattutto non di notte, anche perché ci tenete alla vostra salute. Ecco perché vi parlavo dell'amore per se stessi prima di tutto. Non potete stare nella tarda notte a raccontare, a dire, a... non siete la sua mamma, non siete la sorella svampita che le racconta tutta la giornata. E come anche gli appuntamenti, gli incontri devono essere corti se siamo all'inizio. Non più di 4 ore deve durare diciamo più o meno. Perché poi, anche se io so, vi sentite bene, state bene, anche tu stai bene, anche lui sta bene con te, è proprio qui il punto. Qui si interrompe. Devi dire, devo andare, si è fatto tardi, ho da fare, o non lo so, dobbiamo essere sempre noi donne a interrompere, a dire, a concludere. E poi non incontratevi mai a metà strada, oppure perché è brutto, siamo donne anche per questo. Fatevi prendere da casa. Io parlerei ancora per molto, ma si è fatto tardi e non vorrei neanche spaventarvi troppo con queste mie regole. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciatemi un like oppure iscrivetevi al canale, condividete il video con qualche amica se la considerate troppo per bene. Secondo me questo video è carino da rivedere anche quando magari incontrate una persona interessante, una persona che vi piace. Secondo me vi aiuta un po' a rivedere un po' certe dinamiche e vi aiuta un po' a rimanere quella donna che si ama, quella donna che merita di essere amata e rispettata. E io vi mando un abbraccio grande, grande a tutte e ci vediamo tra una settimana. Ciao!